e benvenuti ad un nuovo video della serie Your Daily Shakespeare. Your Daily Shakespeare, che nasce come serie di stories su Instagram ispirata all'annuale universale curato da Ellie Esiri, un anno con Shakespeare, portato in Italia da Neri Pozza. Nel corso del 2020 ogni giorno condividevo nelle stories l'estratto del giorno preso da una delle tante opere di Shakespeare, commentato da Ellie Esiri, al quale poi aggiungevo anche approfondimenti e commenti personali. Alla fine dell'anno, oltre ad averli racchiusi in delle stories in evidenza, ho pensato che potesse essere interessante recuperare tutto il materiale, dividerlo per opera e creare dei video tematici. Ed eccoci qui. Due note tecniche: nell'info box trovate i link a questo volume e a questo volumone, che è lo Shakespeare Book, che è un testo che trovo molto utile per raccogliere le idee. Si struttura per mappe tematiche delle varie opere di Shakespeare divise per periodi. Ci sono anche delle belle introduzioni alle fasi storiche. Io ho la versione inglese di DK, Gribaudo l'ha però portata in italiano. Trovate i link, vi dicevo, qua sotto nell'info box. Sono link affiliati ad Amazon. Se ci cliccate e acquistate qualcosa, una piccolissima percentuale arriva a me, che la utilizzo per sostenere il canale. Per sostenere il canale c'è anche la vetrina Amazon, dove inserisco suggerimenti tendenzialmente di libri, ma non solo. E poi trovate Patreon, che è un portale che consente, tramite abbonamenti mensili, di sostenere i creators digitali. Trovate anche nell'info box il link al mio nuovo sito, dove trovate informazioni, curiosità, i corsi che tengo online e tanto altro. Andate a darmi un'occhiata se avete due minuti. Ma ora tuffiamoci direttamente nell'opera di oggi, che è il Riccardo III. Torniamo quindi a parlare di opere storiche, di drammi storici. Come vi avevo anticipato e come fece anche Shakespeare, facciamo un passo indietro e torniamo al Riccardo III. Riccardo III, del quale Ellie Esiri aveva selezionato 9 ritagli, tutti affrontati nel corso del 2020, li trovate quindi in coda al video. Facciamo un breve cappello introduttivo però. Riccardo III è un'opera decisamente densa, è un'opera del 1592. Se vogliamo cercare le grandi tematiche sottese a quest'opera, in primis sicuramente l'ambizione, e poi abbiamo perdita e assassinio, e una netta preponderanza di temi come maledizioni, sogni, premonizioni, che fanno un po' da fil rouge in tutte le opere di Shakespeare, siano esse storiche o non storiche. Alcuni dei tratti del Riccardo III shakespeariano anticipano alcuni dei grandi personaggi shakespeariani. Magari ne parliamo tra qualche minuto. L'ambientazione è il XV secolo, tra Londra e il Leicestershire. Come fonti? Fonti utilizzate da Shakespeare, alle quali possiamo risalire, sono sicuramente le tragedie di Seneca, perché ci sono dei tratti che richiamano molto nettamente le tragedie di Seneca. La figura del vizio nelle morality plays del XIV e XV secolo, morality plays che erano un filone del teatro di strada inglese, nel quale venivano rappresentati i vizi e le virtù. Ecco, alcuni dei tratti, soprattutto di Riccardo III, portano a un'identificazione istintiva con il vizio delle morality plays. Erano personaggi talmente stereotipici e stereotipati che venivano riconosciuti per una serie di caratteri ricorrenti che permettevano di identificare appunto i vizi e le virtù. Ecco, Riccardo III richiama moltissimo come struttura del personaggio lo stereotipo del vizio di quel genere di opera teatrale. E in ultimo la storia di Re Riccardo III, scritta da Sir Thomas More nel 1520. Una nota qui va fatta: indubbiamente all'interno dell'opera di Thomas More, che Shakespeare utilizza in toto, cioè la versione di Shakespeare ricalca quella di More, sicuramente aveva all'interno della propaganda Tudor, ovvero della propaganda anti-York, anti-Yorkist. Il ricordo
che trasmette questo tipo di propaganda, che trasmettono i Tudor, che di Riccardo III è chiaramente un ricordo negativo, perché Riccardo III ovviamente si macchia di crimini terribili e la dinastia Tudor è anti-Yorkist, quindi ci sono dei tratti netti di questa cosa. Al tempo stesso però noi non riusciamo ad avere delle altre fonti, perché non esistono fonti non Tudor sopravvissute dell'epoca di Riccardo III, quindi dobbiamo un po' fidarci di quello che Thomas More e Shakespeare ci raccontano, se vogliamo, anche se il carattere di Riccardo III, così come caratterizzazione del personaggio, a volte ci sembra ricalcato, ci sembra enfatizzato per rappresentare anche esteriormente nei suoi atteggiamenti un marcio morale interiore. In particolare c'è un dettaglio, Riccardo III è, dettaglio, vabbè, una caratteristica, Riccardo III è un re deforme. Sulla deformità di Riccardo III si è parlato molto nelle stories, vi dicevo, perché lo ricordava anche Lesiri, che per molto tempo si è detto che era una leggenda, quella della deformità fisica di Riccardo III, che voleva essere specchio della sua deformità morale. È stato un re che si è macchiato di colpe terribili. In realtà pare che abbiano ritrovato delle ossa, che potrebbero essere quelle di Riccardo III, che effettivamente mettevano in luce queste deformità fisiche. Però non sappiamo mai quanto sia leggenda, quanto sia damnatio memoriae e quanto sia realtà storica. Di che cosa parla Riccardo III? Mi sembra legittima come domanda. Con Riccardo III siamo alla fine della guerra delle tre rose. Delle due rose, scusate. Alla fine della guerra delle due rose, in prigione Enrico VI, re Lancaster, viene ucciso. Ora regna sovrano Edoardo IV di York. Il fratello di Edoardo, Riccardo, non è però soddisfatto di come la questione si sia conclusa e apre l'opera con un lungo monologo nel quale auspica un nuovo regno sotto un nuovo re che porterà pace e serenità. Questo è un elemento importante. A questo punto Riccardo vuole diventare lui re e inizia una sequenza di azioni truci che lo porteranno sul trono. Il suo obiettivo è quindi quello di detronizzare il fratello, di detronizzare un re, e per farlo non si fa nessuno scrupolo. Uccide l'altro fratello Clarence, causa la morte di Edoardo IV, ma non si ferma lì. Imprigiona nella Torre di Londra i due figli bambini di Edoardo IV, i legittimi eredi al trono, e ordina l'assassinio dei bambini. A quel punto si autoincorona. A quel punto però l'ascesa è talmente, la strada verso questa corona, questa autoincoronazione, è talmente segnata da omicidi, azioni truci e truculente, che il dissenso anche tra i suoi fedelissimi inizia a farsi evidente. E sarà proprio questo dissenso a creare la situazione che porterà Riccardo III alla fine ingloriosa, perché ad un certo punto i nobili e l'entourage che gli hanno permesso di essere lì, che si sono macchiati dei crimini che lui ha ordinato, iniziano a tramare alle sue spalle sostenendo il conte di Richmond che dalla Francia guida un'invasione in Inghilterra per riappropriarsi del trono, riprendere in mano le redini del trono inglese. La scena forse più famosa del Riccardo III è quella durante la quale sul campo aperto, sul campo di battaglia, il re viene cade da cavallo e prima di battersi con Richmond, prima di morire sul campo di battaglia, invoca un cavallo, il mio regno per un cavallo. Finisce lì la vita di Riccardo III, viene ucciso sul campo di battaglia. A questo punto Richmond prende la corona e chiude l'opera con un lungo monologo nel quale auspica che sotto il nuovo re ci saranno pace, prosperità e serenità.
un monologo che non può non farci pensare a quello di apertura di Riccardo III, un po' come se la storia tornasse ciclicamente e inesorabilmente a ripetersi. Ancora una volta, quindi, un'opera dalle ricche implicazioni storiche, sociali e ovviamente narrative. Io vi lascio ai 9 ritagli del 2020 del Riccardo III e ci vediamo in fondo per i saluti. Dunque, dicevamo, Riccardo III. Riccardo III è il quarto capitolo di una tetralogia dedicata alla guerra delle due rose, quindi Lancaster contro Tudor. Le prime tre parti sono l'Enrico VI, parte 1, 2 e 3. L'ultima parte è appunto il Riccardo III ed è una storia piuttosto controversa perché Riccardo III fu un re particolarmente mal visto e odiato. E Shakespeare non ne fa mistero. È un personaggio ambiguissimo che non esita minimamente a togliere di mezzo chiunque si frapponga tra lui e il potere, in particolare tra lui e il trono. Possiamo dare alla vicenda un contesto, una contestualizzazione, è facile capire perché Shakespeare lo rappresenta in questo modo. Perché Riccardo III è stato il sovrano sconfitto ufficialmente da Enrico di Bolingbroke. Enrico di Bolingbroke, che salirà al trono come Enrico VII e che sarà ufficialmente il primo sovrano Tudor e quindi il nonno di Elisabetta I. Sappiamo i legami che Shakespeare aveva con la corona inglese nel periodo di Elisabetta, che verrà poi mantenuto nel periodo di Re Giacomo, e quindi ovviamente questo era il re cattivo che fu sconfitto dal nonno della grande regina. Le azioni nefaste che Riccardo III compie per raggiungere il suo obiettivo, cioè lo sterminare alleati e non alleati, amici e non amici, parenti, lo sposare una donna alla quale ha ucciso il marito, il padre, così, l'assassinio appunto dei principi della torre di cui parlavamo prima e quindi la decisione di giustiziare i principi, i piccoli principi perché sono bambini, pur perché non possano attentare al suo trono appunto, e direi che sono sufficienti. È il re della famosa frase "il mio regno per un cavallo", perché nella battaglia decisiva che porterà alla sua sconfitta si ritroverà abbandonato da tutti solo sul campo di battaglia e pronuncerà la famosa frase un cavallo, il mio regno per un cavallo". Il brano dell'atto quarto, scena prima del Riccardo III, di cui parliamo adesso, è piuttosto drammatico perché è un'invocazione che la regina Elisabetta di Woodland rivolge alle mura della Torre di Londra nella quale sono stati rinchiusi i suoi due figli, figli di cui Riccardo era Lord Protettore, e che nell'opera di Shakespeare lui dà ordine di imprigionare e di uccidere esattamente un mese prima di essere poi incoronato re, perché questa uccisione gli consentirà di essere legittimato re. A livello storico non ci sono certezze di questa cosa, cioè che l'ordine sia partito da Riccardo III. Shakespeare però ne era sicuro, o quantomeno nella sua opera non mette alcun dubbio su questa decisione. Il brano di oggi è un'invettiva di Lord Hastings, che si rende conto, come spesso avviene nelle opere di Shakespeare, di aver completamente sottovalutato tutta una serie di segnali e segni che gli indicavano chiaramente che stava andando verso la rovina. Lo abbiamo detto spesso, i segni, i sogni, gli indovini in Shakespeare raramente vengono ascoltati se non per portare ulteriore tragedia. Questo è un altro di quei casi. Lui fa proprio l'elenco delle cose che sono successe che avrebbero dovuto fargli capire che stava per arrivare una tragedia. Il 22 agosto 1485 c'è la battaglia di Bosworth, che vede
la sconfitta di Riccardo III sul campo di battaglia ad opera di Enrico Conte, sapete che io ho dei problemi tra Conti e Duca, Conte di Richmond. La storia ci insegna che il Conte di Richmond, Enrico, vincerà la battaglia e verrà poi incoronato Enrico VII, primo monarca Tudor e nonno di Elisabetta I. Così, giusto per dirvi chi era. Riccardo III è stato furbissimo per tutto il dramma. Cosa succede a Bosworth? Che il Conte di Richmond lo inganna mettendo in campo dei sosia. E quindi il monarca Riccardo III passa la giornata a uccidere Richmond, senza però colpire quello vero. All'atto quinto, scena quarta, Riccardo, oramai sconfitto, si ritrova appiedato sul campo di battaglia e pronuncia quelle che sono non solo le sue ultime battute, ma anche delle battute che sono rimaste poi storiche, ovvero un cavallo, il mio regno per un cavallo. La battaglia è già finita, il monarca non pronuncerà altre parole e non gli rimarrà che soccombere sul campo di battaglia al Conte di Richmond. Però c'è da notare che Riccardo aveva avuto delle premonizioni. Sapete che ogni tanto ve lo dico, in Shakespeare ci sono sempre delle premonizioni, spesso non sempre, delle premonizioni, sogni, sensazioni, ma i protagonisti scelgono sempre di ignorarle. Anche in questo caso, la notte prima del 22 agosto, quindi prima di Bosworth Fields, Riccardo si sveglia nel cuore della notte in preda a una spada procurato, però fondamentalmente scende comunque sul campo di battaglia. Serata tutta dedicata a Riccardo III, ci facciamo rientrare anche un altro ritaglio che è una battuta di Lady Anne. Lady Anne è un personaggio che Shakespeare mette in una posizione un po' ambigua, perché Lady Anne era la moglie di Enrico VI. Quindi Riccardo ha ucciso suo marito e suo suocero e lei lo sposa. E essa stessa è basita dalla irrazionalità di questa sua scelta, nel senso che lei si ritrova ad aver sposato l'uomo che lei stessa ha maledetto, maledicendosi a sua volta, condannandosi a sua volta a una vita terribile. Riccardo III, atto primo, scena seconda. Lady Anne, un'altra donna molto forte tra le eroine shakespeariane dei drammi storici, Lady Anne si trova nella condizione di piangere la morte per mano di Riccardo di Gloucester, del marito Edoardo e del suocero re Enrico IV. E oltre a chiaramente maledire l'assassino del marito e del suocero, si trova testimone di quello che a tutti gli effetti era una superstizione d'epoca medievale, ovvero si diceva che in presenza dell'assassino le ferite del morto tornassero a sanguinare, e in questo caso le ferite di Enrico IV alla comparsa in scena di Riccardo di Gloucester ricominciano a sanguinare, e quindi Lady Anne imputa il fatto che queste ferite tornino a sanguinare alla presenza dell'assassino e lo maledice. Torniamo a Shakespeare, ci sono un paio di ritagli da recuperare. Riccardo III si apre con la descrizione che il re fa di se stesso e soprattutto spiega, da una giustificazione all'aver deciso di essere un furfante. Riccardo III è un re deforme, Shakespeare lo dipinge come gobbo, claudicante, e in qualche modo questa sua deformità fisica corrisponde alla sua deformità d'animo, alla sua malvagità d'animo. Sembrava un'illazione, perché comunque Shakespeare era il poeta dei Tudor e Riccardo III l'eroe dei Plantageneti, quindi sembrava una campagna diffamatoria, ma nel 2012 in un parcheggio di Leicester hanno ritrovato lo scheletro di Riccardo III e pare confermare la deformità fisica della quale parla Shakespeare, quindi forse non era del tutto inventata e propagandistica.
Certo è che Riccardo III viene dipinto da Shakespeare come un personaggio dalla moralità ambigua. Lo dimostra ad esempio la scena che vi posto tra poco, nell'atto terzo, nella quale non si fa alcuno scrupolo a mentire al sindaco di Londra per confermare la sua teoria in merito all'uccisione di Hastings, che era un leale, una persona retta e che viene brutalmente assassinata e fatto passare per un criminale. Pulito, pulito, pulito. Concludiamo in bellezza con l'atto quinto che si apre con Buckingham, l'ennesima vittima della paranoia e della rabbia di Riccardo III, che viene condannato al patibolo, e c'è qui il suo appello. Le usanze dell'Inghilterra elisabettiana prevedevano infatti la possibilità per i condannati, soprattutto in un primo momento, poi venne eliminata, di arringare la folla, di dire le ultime parole davanti alla folla. Tenete presente che nell'Inghilterra elisabettiana le uccisioni erano uno spettacolo pubblico di grande rilevanza, molto era il pubblico che accorreva a vedere le impiccagioni al London Bridge, erano proprio un momento sociale molto importante. La curiosità è che a un certo punto vietarono le arringhe dei condannati perché quelli che non avevano famiglie, che quindi non temevano ritorsioni, ne dicevano di tutti i colori contro il governo e quindi che. Eccoci! Allora, io spero che anche questo video sia stato interessante. Fatemi sapere se conoscevate l'opera, se l'avete vista, se l'avete letta, cosa ne pensate. E qui sotto nei commenti mi fa sempre piacere discutere con voi, chiacchierare, scambiarci opinioni, soprattutto quando si tratta di Shakespeare. E io vi mando un bacione e vi do appuntamento, come sempre, quando capita, qui sul canale, per parlare di libri e di Shakespeare. Ciao!